Aspetta un attimo. Scusa, perché vai in giro mezzo nudo? Sei stato derubato da qualche bandito? Ma certo, ovviamente quello strano sono io. Che cosa sarebbero quei segni spaventosi? Li ha anche sulle gambe. Se permettete ve lo spiego io, signore guardie. Vedete, in realtà quest'uomo ha un passato davvero struggente che riuscirebbe a far piangere chiunque. Sotto la guida degli dei del fato si è reincarnato in un super guerriero per poter affrontare il suo acerrimo rivale Licaon in un eterno duello che trascende persino la morte. Ma per un impercettibile soffio di vento, per un singolo granello di sabbia, per una minuscola differenza ha avuto la peggio ed è stato maledetto indelebilmente con quei marchi impressi sulle sue carni! Che cos'è questo background palesemente inventato? Il suo compito non si è concluso. Guidato costantemente dalle correnti del fato, peregrina alla ricerca perpetua di un modo per spezzare la maledizione che gli divora il corpo. Lui è un guerriero solitario. Avete l'onore di trovarvi al cospetto dell'unico e inimitabile Sarraku. Ehi, scusa un attimo. La leggenda del super guerriero Sarraku non è che all'inizio del secondo capitolo, è chiaro? Sì, però mi sembra... Il prossimo episodio di Il Grande Sarraku si chiama Come una foglia di carota baciata dal vento. Va bene, va bene. Vedere un pioniere mezzo nudo non è cosa da tutti i giorni, ma a volte succede. Potete passare. Ehi, guarda quello. Lo vedo. Sarà una mia impressione. Mi guardano con occhi diversi da quelli di chi osserva un pervertito. Dai, Sarraku, andiamo, il tempo passa. Certo. Conciato in questo modo, non puoi che essere Sarraku, giusto? Io non... Scusa, ci conosciamo?